Michele Assante dell'Eccese, è arrivato il giorno dei giorni. Quanto lo avete atteso qui a Procida? Abbiamo atteso più di un anno intero, più di un anno intero. È una gioia incredibile, si respira un'atmosfera bellissima per strada, c'è felicità, c'è gioia, c'è contentezza, c'è orgoglio, orgoglio di quest'isola che da piccolo puntino sperduto è diventato capitale dell'italiana della cultura. È una gioia incredibile, veramente cosa da commuoversi, veramente bellissimo. Ci avete costruito sulla cultura diversi anni di lavoro, avete seminato, adesso quali frutti vi aspettate? È vero, perché Procida non nasce capitale in un anno, non nasce capitale semplicemente dalla redazione di un dossier. Procida ha sempre avuto questa vocazione letteraria, intimista, un po' intellettuale, un po'... Diciamo che è l'isola che forse ha fatto della cultura una propria bandiera da sempre. Basti pensare agli intellettuali che si rifugiavano qui per poter scrivere in pace i loro romanzi, Elsa Morante, ma anche, se vogliamo arrivare ai giorni nostri, Baricco è sempre qui, Valeria Parrella, la Gamberale ha creato un festival letterario qui sull'isola. Quindi diciamo che questo titolo lo abbiamo da sempre. Ecco, la cultura che comunque inevitabilmente diventerà uno slancio anche per il turismo. Procida non nasce prettamente come località vocata al turismo, parlo dei procidani, storicamente marinai, però ecco, siamo davanti ad un momento storico che potrebbe rappresentare anche un cambiamento epocale per questa località. Allora, è vero, Procida non è mai stata a vocazione turistica. In che senso? Il turismo c'è sempre stato. Però è un'isola che si è sempre retta sul mare, sui nostri marittimi. Qui abbiamo l'anno prossimo il nostro nautico, compie 190 anni, quindi uno dei nautici più antichi e prestigiosi d'Italia. È sempre stato marittimo e forse vedevamo un po' lo straniero, noi lo chiamiamo il forastiero, un poco diffidenza, quasi che volesse venire a disturbare la nostra pace. Si è avuto, secondo me, uno scatto dopo il 94, dopo il film di Troisi, che però ci ha iniziato a circolare sulla bocca di tutti. Prima del 94, magari, per spiegare Procida, dovevi dire l'isola vicino a Ischia e Capri, era la sorella minore. E questo, secondo me, sarà un altro punto di svolta. Come il Postino lo fu nel 94, questo sarà un altro punto di svolta. L'importante è non perdere la nostra identità, rimanere genuina per quanto possibile. E io penso che il Procidano ci riuscirà, perché l'animo del Procidano non cambierà. Non cambierà. Questa è una festa meravigliosa, sarà un anno meraviglioso, ma rimarremo nel nostro animo un po' riservato, secondo me. Per chiudere, io credo che non accade spesso di poter ospitare il Presidente, il Capo dello Stato qui a Procida, ma in generale in qualsiasi città, in qualsiasi luogo. Sarà un appuntamento comunque storico anche questo. Parliamo di Mattarella, ma ci sono veramente comunque le più alte cariche dello Stato italiano quest'oggi. Allora, secondo me Mattarella era destinato a venire a Procida all'inaugurazione, perché all'inizio la nostra inaugurazione era fissata il 22 gennaio. Mattarella stava nel semestre bianco, sapevamo che non sarebbe venuto. Invece la nostra inaugurazione è stata spostata a causa Covid. Nello stesso tempo Mattarella ha accettato il secondo mandato, quindi secondo me era destino che dovesse venire a Procida nel giorno dell'inaugurazione della capitale.